Allora, buonasera a tutti. Siamo questa sera, siamo qui per un nuovo webinar del progetto Erasmus+ K1 Think for Clean. Questa sera parliamo di curriculum verticale in lingua inglese e ne parliamo con due colleghe della Sardegna. E le due colleghe sono Simonetta Giordo e Cinzia Masia. Cinzia Masia è una vecchia conoscenza personale perché è ambasciatrice Twinning per la Sardegna e quindi ci conosciamo da diversi anni e assieme a Simonetta Giordo e a un'altra collega ha pubblicato questo libro che vedete in copertina qui che si chiama Grow with English, guida la progettazione del curriculum verticale di lingua inglese. Cinzia è una docente, attualmente una docente di scuola secondaria di secondo grado e ha per molti anni insegnato nella scuola primaria e secondaria di primo grado. È una docente esperta CLIL, è una formatrice nei corsi di metodologia didattica della lingua inglese per insegnanti di scuola primaria ed è ovviamente anche ambasciatrice Twinning, per cui è formatrice per ciò che riguarda le nuove tecnologie e le attività relative ad eTwinning. Simonetta invece è una docente di scuola primaria specializzata nell'insegnamento della lingua inglese, si occupa di alunni BES e DSA specificamente, è una docente per la formazione di insegnanti yoga per bambini, è docente yoga di Kundalini Yoga e per operatori culturali ed educatori. Prima di passare la parola a loro, io mi scuso del leggero ritardo, ma la linea non ci ha aiutato, quindi spero che non ci siano problemi. Vi ricordo che c'è un foglio firma, foglio presente, il cui link trovate proprio in cima alla chat, che vi prego di usare soltanto per questioni, diciamo, così immediate, perché adesso vi metterò mentre, scusate, mentre le colleghe parleranno un link a un foglio delle domande, su cui vi pregherei di scrivere le domande specifiche relative alla tematica che Cinzia e Simonetta tratteranno. Come di consueto il webinar viene registrato e quindi troverete la registrazione tra qualche giorno sul canale YouTube e quindi in Toscana. Credo di aver detto tutto, io darei la parola a Cinzia e Cinzia, volevo solo dirti, se vuoi, tu puoi caricare il file tu puoi caricare il tuo file come preferisci, così lo puoi girare e puoi andare avanti e dietro, se no lo faccio io e mi dici di scorrere le pagine, come preferisci. Allora, Dimmi tu. ma l'hai già caricato comunque il file? Vedo che è quello che ti ho inviato, Sì, vero? sì. Ok, quindi Sì, lo ok. gestiamo noi, Simona, ok? Ok, perfetto. Ok, allora io chiudo il microfono, vi do la parola, buon lavoro e grazie mille ancora una volta. Grazie. Grazie Simona, grazie per l'opportunità che ci hai offerto questo pomeriggio di poter condividere la nostra esperienza. Sono qua con Simonetta. Ciao, ciao a tutte, benvenuti, ciao a tutti, anzi, sono molto contenta, ma sono anche un po' emozionata, per cui abbiate pazienza e buon lavoro a noi e anche a voi. E quindi siamo qua per raccontarvi un po' la nostra esperienza che ci ha portato recentemente alla realizzazione di questo piccolo volume che accompagna un corso di lingua inglese ideato appunto e pubblicato da una casa editrice italiana che è la Pearson. Quindi vi illustreremo brevemente dall'origine, da che cosa è scaturito appunto l'idea di creare questo libro, e poi vi racconteremo come abbiamo lavorato e come siamo arrivati appunto a questo prodotto finale. E, quindi il libro
come alcuni di voi magari avranno già avuto l'opportunità di consultare, di vedere, fa parte di un corso di lingua inglese che è stato pensato e ideato per la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Tenendo conto appunto dello sviluppo di un curriculum verticale, quindi comune, per la scuola primaria e appunto per la scuola secondaria di primo grado. Il corso quindi tratta praticamente, sviluppa due progetti che propongono un percorso didattico verticale a spirale, perché riprende praticamente tematiche proposte nei primi anni della scuola primaria, successivamente in terza e quarta quinta della scuola primaria, e poi le ripropone in maniera più articolata in unità didattiche proposte, unità di apprendimento, scusate, proposte nel libro della scuola media. E questo progetto didattico è stato ideato pensando allo sviluppo delle competenze appunto del XXI secolo e tenendo conto di strategie di quelle che sono attività tipiche dell'approccio CLIL. Quindi il volume praticamente è una guida che fornisce dei suggerimenti, delle idee su come progettare delle attività in funzione al curriculum verticale. Allora, diciamo che noi siamo riuscite durante la preparazione di questa guida a lavorare con la mia classe. Io lavoro in una quinta primaria e quindi abbiamo avuto modo di sperimentare con questi bambini, sempre in previsione dell'ingresso alla scuola media, le attività che poi in seguito vedremo insieme. E devo dire che l'approccio estremamente interessante del CLIL. Il CLIL è molto bello perché i bambini imparano tantissime cose divertendosi, usando la lingua come veicolo e praticamente sviluppando moltissime altre, come posso dire, abilità legate alle discipline che sono interessate appunto nelle attività che abbiamo proposto. Diciamo che più avanti vedremo questo, però. E prima di vedere la guida in sé, noi volevamo farvi vedere un attimo il percorso che abbiamo intrapreso nell'anno scolastico 2013-2014 e che ci ha portate poi fino qua. Allora, come Simonetta vi ha anticipato, noi, apro una parentesi, ci conosciamo da circa 30 anni, perché siamo compagne di avventura e di disavventura, ci siamo conosciute, ora ve lo racconto velocemente, in occasione della preparazione di un concorso per il passaggio di ruolo alla scuola primaria, poi abbiamo fatto il concorso, ci siamo poi ritrovate in corsi di formazione, per l'insegnamento appunto della lingua inglese nella scuola primaria, ci siamo ritrovate all'università come colleghe, perché abbiamo avuto piacere di condividere un percorso universitario comune, siamo state colleghe di scavo, compagne di scavo in campagne archeologiche, insomma, ci conosciamo da tanti anni e quindi nel 2013-14 ci siamo ritrovate in un corso di formazione che le nostre scuole avevano organizzato in rete. Un corso di formazione su che cosa? Sull'organizzazione di un curriculum verticale per competenze, perché tenendo conto delle indicazioni nazionali appunto del 2012 che riprendevano un po' anche le 8 competenze chiave del documento appunto del 2006, le scuole nel nostro territorio si sono organizzate costituendo una rete. Per poter formare, offrire appunto un'occasione di formazione a alcuni docenti di ogni livello scolastico. Quindi ciascuna scuola aveva individuato dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado e ci avevano riunite in un mega gruppo e ci avevano offerto appunto l'opportunità di formarci su come organizzare il curriculum verticale per 2 anni circa di formazione.
Allora, non vi nascondo, ma penso che anche Cinzia pensi la stessa cosa, che all'inizio è stato un po' un problema riuscire ad entrare in questo nuovo modo di vedere l'unità di apprendimento e soprattutto sedersi ad un tavolo e cominciare a pensare insieme ad altri colleghi. Nel mio caso, io stavo in mezzo fra l'infanzia e la scuola secondaria di primo grado, per cui dovevamo pensare un argomento comune, dovevamo pensare a degli obiettivi comuni, ma che si sviluppassero in maniera graduale e in verticale. Cioè, all'inizio è stato veramente un problema, siamo un po' andate in crisi e noi. Il nostro gruppo era un gruppo di lingua inglese. Ad un certo punto, insomma, ci siamo guardati in faccia, abbiamo trovato un argomento che fosse il più possibile flessibile per tutti e tre gli ordini di scuola. Allora, come abbiamo lavorato? Vi raccontiamo brevemente. Praticamente, in ciascuna scuola poi, abbiamo lavorato per dipartimenti, dipartimenti di tipo misto, nel senso che c'era il dipartimento di matematica, il dipartimento di lingua italiana, il dipartimento di lingua inglese. È di tipo misto perché i nostri dirigenti praticamente avevano coinvolto gli insegnanti di scuola dell'infanzia che avevano attivato e tuttora attivano dei percorsi per la oh my God, scusate, non mi viene di pronunciare bene il termine, la familiarizzazione della lingua inglese. Poi insegnanti specialisti e specializzati di lingua inglese per la scuola primaria e insegnanti di lingua inglese invece della scuola secondaria di primo grado. Quindi tutti assieme nel dipartimento, nelle nostre scuole, abbiamo provato a ideare il curriculum in verticale, ciascuno per il proprio ambito disciplinare, la propria appunto disciplina insegnata. Io nel particolare appunto ho fatto parte del gruppo di lingua inglese. Però questo è stato praticamente realizzato in ogni scuola facente parte della rete, nel piano appunto di formazione. Però allo stesso tempo ci è stato chiesto dai nostri tutor formatori di pianificare una UDA, in questo caso specifico di lingua inglese, che praticamente tenesse conto di quelli che erano e sono i criteri fondamentali per poter attivare un percorso di formazione in verticale, quindi che tenesse conto dei campi di esperienza, delle abilità, delle competenze, delle conoscenze pregresse, sia dei bambini della scuola dell'infanzia, dei bambini poi della scuola primaria e infine dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Quindi dovevamo praticamente realizzare una progettazione comune per poter realizzare un percorso unitario, un po' così come deve essere fatto per il curriculum appunto in verticale nelle scuole. Quindi principalmente parliamo appunto, ci riferiamo a quelli che sono gli istituti appunto comprensivi. Quindi abbiamo praticamente nel nostro gruppo di lavoro che partecipava alla formazione pensato, come vi ha detto Simonetta, un argomento comune e nello specifico l'abbiamo denominato la scatola delle emozioni, quindi degli stati d'animo, delle emozioni appunto dei bambini. E in base a questo argomento abbiamo prefissato appunto degli obiettivi e delle attività. Questo argomento quindi è stato proposto inizialmente in maniera molto più semplice e poi sviluppato in maniera molto più articolata, nelle classi appunto successive, quindi dalla scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Allora, nella scuola dell'infanzia, la collega dell'infanzia, che è anche un'insegnante di lingua inglese, tra l'altro, ha pensato di creare una scatola all'interno della quale lei appunto inseriva delle espressioni che si legavano alle emozioni. Abbiamo scelto alcune emozioni, chiaramente la felicità, la tristezza, la paura. La rabbia, insomma, queste che più o meno i bambini dell'infanzia, di 5 anni intendo, erano in grado di riconoscere. Per cui c'era anche un lavoro dietro legato così al campo dell'esperienza comunque affettiva.
Piano piano questa scatola delle emozioni è stata poi nella mia classe, cioè nella prima, allora era appunto una prima ed è quella che oggi è quinta, è stata legata invece a delle espressioni in lingua inglese, quindi happy, sad, eccetera. Però tutto questo era anche accompagnato da un gioco che vedeva appunto i bambini in un cerchio grandissimo e bisognava indovinare insomma qual era l'emozione soltanto attraverso la mimica facciale. E quindi da lì piano piano abbiamo cominciato a lavorare su questo e devo dire che ci siamo divertiti tantissimo in classe, ma anche fuori dalla classe, perché comunque questa cosa aveva avuto un discreto successo all'interno della scuola, per cui in corridoio i bambini continuavano a giocare così. E devo dire che è stato anche carino il fatto che i colleghi fossero molto interessati a tutto questo, perché ovviamente, come accade nei team, nelle equipe pedagogiche della scuola primaria, c'è cioè il collega che si occupa della lingua straniera, io sono una specializzata, per cui mi occupo di più discipline, però ci sono anche gli altri colleghi della stessa classe, per cui abbiamo iniziato una sorta insomma, di collaborazione necessaria affinché questo potesse accadere. E devo dire che ha funzionato molto bene. A questo proposito, vorrei invece sottolineare un fatto, se Cinzia mi consente un attimino, perché in un'altra scuola coinvolta, la collega di lingua straniera che faceva parte di questo gruppo era una docente specialista e purtroppo aveva soltanto un'ora in prima e non riusciva a trovare il modo per poter sperimentare questa attività con i suoi bambini. Non aveva tempo, non aveva, insomma, i colleghi erano molto impegnati nelle loro cose, per cui è stato molto difficile per lei, talmente difficile che a un certo punto voleva arrendersi, non aveva più scampo e allora io le ho, tra virgolette, ovviamente prestato i miei bambini di prima perché lei potesse sperimentare l'attività. E questo però perché ve lo racconto? Perché in effetti ci fa riflettere e io penso che fra di noi stasera ci siano degli insegnanti di scuola primaria e quindi, ma forse anche insegnanti di scuola secondaria di primo grado che possono avere questo problema legato proprio al tempo, al fatto di dover utilizzare delle ore di colleghi che non sono di lingua, ovviamente. E quindi questo è un argomento che magari meriterebbe come dire, un po' di tempo in più, perché potrebbe essere un piccolo problema. Ok, quindi abbiamo praticamente, come vi ho detto prima, fissato, come potete vedere anche da questa slide, degli obiettivi e in base a questi obiettivi declinato praticamente delle abilità da sviluppare nei diversi ordini scolastici. E poi delle attività per poter raggiungere delle competenze in uscita. Quindi i temi trattati sono stati lo stato d'animo, e poi allo sviluppo appunto lo stato d'animo praticamente sono stati associati i colori, diversi stati d'animi quindi associati a colori diversi, la musica, diverso tipo di musica a seconda dello stato d'animo, e poi in particolare nella scuola secondaria di primo grado c'è stato un ulteriore sviluppo di queste tematiche associando lo stato d'animo non soltanto ai colori e alla musica, ma anche all'arte. Quindi abbiamo praticamente pianificato un percorso in verticale dove la lingua veicolare era la lingua inglese, dove i bambini sono stati esposti, come viene appunto indicato qua, in modo quasi naturale, alla lingua inglese, hanno sviluppato dei contenuti indisciplinari, delle tematiche, in maniera molto ma molto coinvolgente, sia dal punto di vista emotivo, che dal punto di vista fisico. Sono state appunto utilizzate strategie come Total Physical Response, come lo storytelling,
ad esempio, che hanno coinvolto tantissimo i bambini, ripeto, bambini della scuola dell'infanzia primaria e della scuola secondaria di primo grado. Qua da queste fotografie potete vedere, ad esempio, il lavoro iniziato con la realizzazione delle faccine che rappresentavano i diversi stati d'animo, ma c'è dietro tutto un lavoro sviluppato appunto alla scuola dell'infanzia, e poi sono state raccolte in questa scatola delle emozioni che è stata trasferita nella scuola primaria, quindi attività appunto sulle emozioni, attività di tipo ludiche, e invece il lavoro fatto nella scuola secondaria di primo grado erano stati ad esempio individuati diversi dipinti famosi con diversi, che rappresentavano appunto diversi stati d'animo, è stato fatto appunto uno studio di queste opere e alla fine era stato proposto ai ragazzi di modificare lo stato d'animo e quindi l'espressione appunto del viso di questi personaggi. È un lavoro che ci ha coinvolto tantissimo, ma che comunque ci è piaciuto. È piaciuto a noi ed è piaciuto anche praticamente alla Pearson, con la quale noi abbiamo collaborato in altre occasioni e che quindi ci ha offerto l'opportunità di sviluppare appunto altre unità di apprendimento tenendo conto appunto del curriculum verticale. E come detto Simonetta precedentemente, durante questo lavoro sono stati rilevati maggiormente punti di forza piuttosto che di debolezza, perché appunto c'è stata molta motivazione e molto interesse da parte dei bambini. Collaborazione, partecipazione e io vorrei sottolineare una cosa importantissima, visto che io mi occupo di DSA e di BES in generale, l'inclusione che è direi fondamentale sempre in qualsiasi attività, cioè la partecipazione di tutti i bambini di una classe ad attività così diverse, insomma, dal solito, è un grande successo. Anche soltanto questo basterebbe a giustificare tutta questa grande mole di lavoro che ci siamo dovute caricare. E giustamente, e ben venga, perché abbiamo visto quanto importante possa essere lavorare in questo modo perché tutti, tutti possono avere successo, tutti riescano a fare lingua attraverso appunto modi diversi, modi forse meno classici o forse all'epoca abbastanza particolari, non visti sempre con un occhio così di stima, devo dire la verità, però quello che conta veramente, quello che a noi interessava era mettere veramente tutti in condizione di poter imparare e questo è stato fatto. Nella mia classe, nello specifico, c'è una bambina Down, un bambino Asperger e diversi BES che allora non erano ancora stati diagnosticati, intendo dei DSA, quindi disturbi specifici di apprendimento, che sono stati poi certificati in terza, ma che già dalla prima mostravano insomma, dei caratteri che poi sono quelli specifici del problema. Ora, tutti questi bambini hanno lavorato, hanno partecipato e la motivazione per tutti loro è poi arrivata nei 5 anni successivi. E vedremo più avanti come. Sì. E io posso invece documentare, raccontarvi appunto quello che è successo nelle mie classi. Allora insegnavo appunto nella scuola secondaria di primo grado e questo lavoro li aveva coinvolti tantissimo. E li aveva coinvolti tantissimo. Poi quando abbiamo fatto i focus group misti con i colleghi anche della scuola dell'infanzia, avevamo tutti praticamente dei risultati comuni, risultati assolutamente positivi. Quindi è molto importante sia il team working, quindi lavorare in gruppo e trovare delle attività che li coinvolga tantissimo. E andiamo avanti quindi e arriviamo praticamente a questa pubblicazione. Come è organizzata? È organizzata in tre parti. È una pubblicazione che noi abbiamo curato collaborando con Laura Papetti, che ha trattato la sezione metodologica,
E noi due abbiamo sviluppato, organizzato, sviluppato, pianificato le due unità di apprendimento, mentre Francesca Musco propone dei compiti autentici. Quindi diciamo che è una pubblicazione che sviluppa a 360 gradi quella che è l'idea di un curriculum verticale come progettazione comune in un percorso unitario, tenendo conto dello sviluppo di abilità e quindi dell'acquisizione di competenze in uscita per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Allora, dunque, partiamo dalla richiesta che appunto ci è stata fatta dalla casa editrice, dalla Pearson. La casa editrice ci chiedeva, ok, un curriculum verticale, quindi due unità di apprendimento, però voleva qualcosa di nuovo, argomenti nuovi, argomenti forse che prima non sono stati trattati così, insomma, così nel dettaglio, così, o in una unità di apprendimento in verticale, perché in effetti entrambe le unità presentano delle attività abbastanza, devo dire, originali. Quindi la prima che noi abbiamo preparato è appunto hands-on e si tratta di un'attività che prevede appunto l'uso delle mani che fanno, che devono essere, non lo so, misurate, che devono essere scoperte, elaborate, colorate, insomma, abbiamo pensato a tante cose e che però coinvolgano ovviamente arte immagine, la matematica, le scienze, l'educazione fisica e la geografia. Quindi argomenti interdisciplinari, la lingua inglese utilizzata come veicolo, assolutamente, per cui i bambini non si rendono nemmeno conto di usare la lingua inglese per fare queste attività, perché è una cosa estremamente naturale. E questo è veramente sorprendente perché, ripeto, l'ho detto anche poco fa, però vorrei sottolinearlo. Noi le abbiamo testate con i miei bambini sono i miei alunni, intendo, che fungevano da cosiddette cavie, perché dovevamo vedere se tutto funzionava. Ed in effetti ha funzionato tantissimo, perché dopo è successa una cosa strabiliante, cioè hanno fatto una prova in Valsi veramente quasi, come dire, non inaspettata, di più, quasi incredibile. Perché? Perché abbiamo utilizzato per tutto l'anno scolastico questo materiale e perché abbiamo cominciato a lavorare in matematica, in scienze, in geografia, in educazione fisica, in tutto ciò che vedrete più avanti, parlando inglese. Quindi la prova Invalsi, che è tanto temuta quest'anno per la prima volta in quinta e eravamo molto preoccupati, è stata una cosa, un successo incredibile. È tutto agli atti, per cui chiunque volesse andare a controllare vedrà che questa classe, ha garantito il successo a tutti, devo dire, anche ai bambini BES e soprattutto ai DSA che non hanno avuto bisogno di tutto ciò che è stato proposto per compensare il problema, ovviamente per dispensare. Hanno fatto la prova come tutti gli altri, con i tempi degli altri, con un notevole successo. E io e Cinzia ovviamente siamo felicissime di questo, perché la prima cosa è il focus principale sono gli alunni e poi arriva tutto il resto. Ok, quindi abbiamo organizzato queste due unità di apprendimento, o come potete leggere appunto dalla slide, seguendo uno sviluppo graduale, progressivo e coerente. Cioè, siamo partiti praticamente e abbiamo proposto una tematica nelle classi ponte, classi prima, attività che possono comunque essere utilizzate e proposte nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e man mano questo argomento è stato sviluppato ulteriormente, è stato arricchito nelle classi successive, quindi in quarta e quinta e ampliato ulteriormente nell'altra classe ponte, che è la classe prima della scuola secondaria di primo grado. Quindi l'argomento è stato sviluppato, ampliato, come vi ho detto, arricchito e le attività ugualmente si sono diversificate. Diversificate perché adattate appunto a quelle che sono le conoscenze pregresse dei bambini, dei ragazzi coinvolti, a quelle che sono le loro abilità
e quindi anche alle competenze appunto in uscita. E quindi questi due percorsi sono flessibili. Flessibili perché possono essere adattati, modificati, ampliati. C'è da dire anche questo, che sono stati appunto comunque ideati e progettati tenendo conto delle indicazioni, degli argomenti che sono stati trattati nei libri di testo di cui vi abbiamo accennato all'inizio, quindi Gone e Get It. Sono inclusivi perché, come vi ha detto Simonetta, che ha potuto sperimentare direttamente nella sua classe, hanno coinvolto tutti i bambini, bambini BES, e bambini appunto senza, alcun problema. Flessibili perché, consentono di utilizzare strategie diverse, quindi utilizzare approcci diversi in classe e favorire però diverse capacità di apprendimento da parte dei bambini e quindi coinvolgere tutti, cioè creare un tipo di contesto di apprendimento che facilita e sostiene e supporta i bambini e i ragazzi. Quindi come l'abbiamo pianificato? Allora, abbiamo iniziato con un momento d'innesco, che è il momento in cui, diciamo così, l'idea viene proposta ai bambini con delle attività che sono sempre abbastanza accattivanti, hanno una base ludica e quindi riescono a coinvolgerli anche emotivamente, riescono a catturare l'attenzione. Il momento successivo è il momento centrale, dove gli obiettivi e le attività che sono state appunto pianificate nel momento iniziale o di innesco vengono ulteriormente ampliate, vengono articolate diversamente per andare chiaramente in progressione verso quello che è il momento conclusivo di riflessione e restituzione. Per cui l'andamento è proprio un andamento a spirale in cui c'è la progressione degli apprendimenti, la progressione di tutto ciò che viene coinvolto, quindi attività che riguardano le abilità, le conoscenze, sempre però andando step by step, sempre un gradino più su. E questo per la prima fascia di età, che è quella che va appunto nei primissimi anni della scuola primaria, dai 6 anni, anche, si possono utilizzare anche per i 7 anni queste attività senza problemi, così come possono essere utilizzate anche a 5 anni, semplificando ulteriormente, per poi passare allo step successivo dei 9-10 anni, quindi le classi di cosiddetto raccordo con la scuola media, e per andare poi alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, anche se devo dire noi abbiamo pensato che queste attività potessero essere ulteriormente amplificate fino alla terza della scuola classe della scuola secondaria di primo grado, cioè sono delle indicazioni che possono essere semplificate o amplificate, cioè rese più complesse volendo, perché così si può lavorare su questa veramente porzione non indifferente di età, dai 5 anni ai 13 anni, che insomma mi sembra una bella fetta di scuola per un bambino, per un alunno. Ok, quindi la prima unità di apprendimento. Nella prima unità di apprendimento abbiamo trattato appunto l'argomento delle mani. E qua abbiamo proposto delle attività, sempre in modo appunto graduale, che sviluppa l'argomento del corpo, body, che viene trattato appunto in tutti i libri di testo, viene proposto in diversi libri di testo per tutte le fasce d'età appunto dei bambini coinvolti. E quindi siamo partiti praticamente con la proposta di rivisitazioni di chant, di jazz chant, proprio per coinvolgere i bambini più piccoli. Poi successivamente abbiamo introdotto appunto destra e sinistra e quindi fatti alcuni giochi, proposti alcuni giochi, alcune attività per il riconoscimento appunto della destra e sinistra. E però
Poi man mano si è passato a che cosa servono le mani associate ai mestieri, poi le mani, che cosa servono alle nostre mani? Ad esempio c'è freddo, come le copriamo? I guanti perché cosa? E da lì abbiamo appunto sviluppato la tematica esempio dei guanti associate sempre ai mestieri. Quindi guanti di lattice per medici, guanti di lattice. Per le persone appunto che ad esempio servono nei diversi anche supermercati, cercando di coinvolgere i bambini anche con le loro, partendo dalle loro esperienze. Quindi abbiamo sviluppato diversi tipi di materiali che vengono utilizzati appunto per creare gli stessi guanti. Quindi le mani associate alle azioni quotidiane dei bambini. Quando utilizzo le mani, che azioni compio con le mani, sino ad arrivare alla fine al linguaggio dei segni. Quindi le attività con il linguaggio dei segni sono state proposte invece per i bambini un po' più grandetti. Quindi, ripeto, c'è stato proprio, viene proposto uno sviluppo graduale nelle attività relativa appunto alle mani, legato a ciò che propone il libro di testo nei diversi anni, come momento di arricchimento proprio di quello che viene proposto. Quindi gli alunni vengono coinvolti in modo globale, nel senso che c'è un coinvolgimento fisico, c'è un coinvolgimento anche a livello cognitivo, apprendono più contenuti contemporaneamente perché sono attività di tipo interdisciplinare per tutte le classi coinvolte, quindi dalla classe prima elementare sino alle classi della scuola secondaria di primo grado, possibilmente, e lo sviluppo appunto di diversi tipi di abilità. Quindi i ragazzi devono. I bambini devono identificare, selezionare, come vi ha detto appunto Simonetta, devono confrontare, devono classificare, devono ipotizzare. Ad esempio, come potete vedere da questa immagine, un'attività che viene proposta è quella di praticamente confrontare le mani in famiglia, quindi col padre, con la madre, con i fratelli, confrontarle, portare appunto questo disegno, che è una cosa molto semplice, portarla in classe, però in classe puoi svilupparla dal punto di vista appunto logico-matematico, quindi facendo calcolare la differenza, utilizzando gli stessi quadretti, ad esempio, del foglio di un quaderno dei bambini, per dirvi. Quindi matching, nome, quantità, parte della mano, il tutto in maniera appunto graduale. Allora, come vedete, queste manine viola sono veramente bellissime e le abbiamo realizzate e abbiamo scelto dei colori diversi, per cui la mano del papà, della mamma, del bambino, ecco, qui ci sono le tonalità del viola, del lilla e del viola un po' più scuro, però le abbiamo fatte verdi, le abbiamo fatte rosa, azzurre, insomma, e poi si è creata questa bellissima serie di mani colorate che invogliavano i bambini a lavorare su queste cose, per cui abbiamo misurato col righello, perché i miei sono un po' più grandi, quindi si poteva cominciare a misurare col righello il dito, perché stavamo iniziando a lavorare sul sistema metrico decimale in maniera un po' più approfondita, eccetera. Ora, tutto questo che vedete, tra l'altro anche queste manine che contano su uno sfondo blu, sono fatte a mano, nel senso che le hanno fatte proprio i bambini miei, quando dovevo, insieme a Cinzia, pensare a un'attività così. Nel libro si vede, nella guida si vede meglio. E questi sono loro che stanno appunto lavorando e stanno sperimentando. Ora, è chiaro che il CLIL utilizzato in questo modo non viene utilizzato soltanto durante le ore di inglese. Io ho 3 ore di inglese a settimana, ma faccio inglese durante le ore di matematica, le ore di scienze, le ore di motoria o di arte immagine. Quindi è sempre un usare la lingua.
E così succede che ovviamente la sensibilità aumenti in maniera esponenziale nei confronti della lingua straniera, che non è più fine a se stessa, ma è proprio un qualcosa che viene utilizzato per uno scopo preciso. E i bambini questo lo hanno capito. Bene. Ok, le mani ad esempio, ora ricordo ad un'attività che era stata proposta nella scuola media, perché cosa utilizziamo le mani, quindi associati alle azioni quotidiane, e poi i guanti, quindi i guanti perché cosa li utilizzo? E lì, cioè i bambini hanno potuto praticamente ripassare il lessico relativo appunto alle parti del corpo, nello specifico la mano, quindi i nomi delle dita, ma anche associarle alle azioni, quindi uso i guanti per andare in bicicletta, per giocare a pallone per il portiere, per arrampicarmi. Quindi sono state appunto delle attività che veramente li hanno coinvolti. Ripeto, c'è stato proprio un riprendere argomenti che loro già avevano fatto, sviluppato nella scuola primaria e li hanno arricchiti appunto nella scuola secondaria di primo grado, appunto con queste attività. E poi l'altra unità di apprendimento, che è un qualcosa di nuovo, è appunto yoga, e natura. E qua do la parola, cedo proprio il microfono a Simonetta, che è l'esperta, che è stato il filo conduttore di questa unità di apprendimento che abbiamo avuto poi modo di proporre anche a delle colleghe che hanno. Insomma, sono rimaste molto contente di questa proposta proprio perché è un qualcosa di nuovo e di molto interessante. Ora Simonetta vi racconterà come abbiamo sviluppato questa idea sempre in modo verticale e a spirale. Allora, innanzitutto io devo dirvi che l'idea è stata di Cinzia, perché è stata lei No. a voler fare questa cosa di yoga, perché in effetti, pur essendo io un insegnante di yoga e avendo sperimentato yoga in classe ormai da diversi anni, non mi sarei spinta oltre, nel senso che è ancora un argomento estremamente forse nuovo, quindi bisogna aspettare qualche tempo, o forse no, non lo so, però lei era talmente convinta di questo che poi alla fine io mi sono affidata e abbiamo insomma cominciato a creare. Quindi lo yoga, qui vedete un'immagine dei miei bambini, tra l'altro insieme alla mia collega di sostegno che è molto carina perché si presta sempre a tutto ciò che io propongo. Qui i bambini sono in un'aula che noi abbiamo adibito proprio all'aula dello yoga, dove però appunto abbiamo sviluppato questa unità di apprendimento sperimentando mano a mano. Adesso vi farò vedere che cosa. Qui stiamo iniziando un'attività per cui i bambini mantengono il silenzio, sono pronti per assumere asana. Le asana sono le posizioni degli animali legate agli ambienti naturali, agenti atmosferici, stagioni e poi naturalmente una ruota dove il calendario dei mesi associato ai colori, alle posizioni e agli elementi naturali, per finire poi con la ruota dell'arcobaleno che presenta lo stesso colore dei chakra, che sono delle ruote energetiche che noi appunto abbiamo nel corpo secondo lo yoga. Tutto questo è avvenuto in orario curriculare, ovviamente, appunto sperimentando scienze, ma non solo, geografia, come vedremo, attività motoria e arte immagine. Allora, qui ci troviamo all'aperto in un parco che è molto bello, il Parco Nazionale dell'Asinara, dove abbiamo avuto modo di sperimentare anche qua la nostra attività. Quindi i bambini attraverso un gioco che appunto abbiamo riportato anche noi nell'unità di apprendimento utilizzano la lingua straniera, stanno giocando, ma allo stesso tempo utilizzano l'inglese in un qualsiasi posto dove si possa fare un cerchio grandissimo. Qui abbiamo cercato l'ombra, c'era un albero che poi avrebbero dovuto riprodurre più avanti attraverso l'asana e appunto stiamo lavorando sugli elementi naturali del paesaggio.
utilizzando naturalmente delle competenze di geografia. Quindi, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di associare appunto attività di yoga all'ambiente appunto naturale. E come vi abbiamo già detto prima, in diversi momenti, dovevamo comunque tener conto anche degli argomenti proposti dal libro di testo, in quanto questa guida, questo libro praticamente va ad arricchire i contenuti del libro di testo. E quindi siamo partiti con un argomento molto semplice, che sono gli animali della fattoria. E quindi abbiamo riciclato il lessico, le strutture molto semplici proposte nella classe prima dei bambini e li abbiamo riportate praticamente perché ben si sposavano con le asana, quindi le posizioni di animali che vengono proposte anche nello yoga. E quindi abbiamo praticamente creato questo connubio. Abbiamo legato animali con movimento, coinvolgimento fisico, coinvolgimento del corpo dei bambini. E quindi proponendo delle attività adatte per una classe prima, ma anche per l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Man mano, però, questo argomento, l'argomento degli animali, è stato arricchito, sviluppato ulteriormente, passando dagli animali a considerare quelli che sono gli ambienti naturali. E con gli ambienti naturali proponiamo l'identificazione appunto elementi dell'ambiente naturale, quindi oltre a attività prettamente appunto linguistici, poi però proponiamo attività in cui viene sviluppato il contenuto sempre in maniera graduale. Quindi animali, ambienti linguistici nelle classi quarta e quinta, e quindi asana o posizioni di yoga legati sempre l'ambiente e gli animali, perché ripeto, lo yoga ben si presta a poter interpretare quello che è l'ambiente che ci circonda. Quindi passo la parola a Simonetta, che è l'esperta qua. Allora, qui vedete delle bambine che appunto hanno assunto un'asana, quindi una posizione, e che ovviamente deriva da un discorso pregresso sull'ambiente in cui si richiedeva la posizione del loto, quindi una posizione del fiore. Qui stanno assumendo la posizione, stanno facendo un attimo di stretching per poter poi incrociare le gambe. Il fiore di loto chiaramente fa parte di un tipo di ambiente ben preciso e quindi l'abbiamo collocato all'interno appunto della nostra scheda. Queste sono tutte schede che sono contenute nella guida e che naturalmente fanno parte degli allegati, quindi del materiale disponibile. Questo materiale potrebbe anche dare delle idee, nel senso che se chiunque apra questa guida e si ispiri a questo lavoro, può creare tantissime altre attività simili, naturalmente avendo una cognizione minima dello yoga, perché l'ABC dello yoga qua è necessario, per poter poi riuscire a sviluppare altri argomenti, altre, come posso Tematiche. dire, altre tematiche, sì, che possono essere accompagnate da queste asana. In effetti asana ce ne sono tante che possono comunque essere utili per creare un nuovo percorso. Sono delle idee, sono degli spunti che ovviamente possono essere utilizzati in tantissimi modi. Quindi, riprendendo sempre il filo di discorso, in maniera verticale a spirale, abbiamo ampliato quindi il discorso appunto animali, ambiente e gli animali nell'ambiente per arrivare appunto al corpo. E qua però il corpo, che è un argomento che viene proposto nel libro della scuola secondaria di primo grado, che cosa abbiamo pensato? Siccome l'argomento principale si legava appunto allo yoga, Simonetta qua ha pensato di
scollegare all'argomento corpo, ripeto, trattato, proposto nel libro di testo, a quelli che sono i chakra. I chakra, quindi è stato fatto tutto un lavoro sui chakra, quindi associare il chakra alla parte del corpo, identificare il chakra, che cosa è il chakra, ad esempio, che si trova nell'ombelico, quello che si trova nel cuore, nella gola, e quindi abbiamo associato al chakra il colore, come vi ha detto Simonetta, la ruota dei colori, e abbiamo ripreso, e poi però anche al chakra delle posizioni delle asana diverse col corpo. Allora, le asana sono, ne abbiamo identificato alcune, qua ce ne sono sette, una per ogni chakra, e poi nella ruota più in alto, quella in cui ci sono scritte delle cosine all'interno degli spicchi, abbiamo anche indicato le emozioni e le attitudini legate a ciascun chakra. Per cui qui c'è un discorso abbastanza complesso che può essere utilizzato anche nella scuola primaria, ultimo anno, dopo tutto un percorso chiaramente fatto di lingua, perché qua comincia già a essere un po' più complesso, ma è fattibile perché l'abbiamo sperimentato, quindi si può fare. Quindi associare chakra, posizione del chakra nel corpo, il colore del chakra, l'emozione, l'attitudine legata a quel chakra e assumere l'asana per ogni chakra. Questo è un lavoro che insomma si potrebbe fare non certamente in un giorno, ma ci vuole del tempo per poter arrivare alla fine di tutto questo percorso relativo alla scuola secondaria, intendo, perché naturalmente sono argomenti molto nuovi, quindi bisogna dare ai bambini il tempo di comprendere. Quindi il CLIL in questa unità di apprendimento e anche qua nelle attività che abbiamo proposto, come vi ha detto Simonetta, ci sono in allegato diversi tipi di materiali. Si va appunto dalle schede, da delle flashcards, materiali appunto di diverso tipo, utilizzabili in classe, appunto adattabile poi a quello che è il contesto classe in cui si lavora. E anche qua i ragazzi hanno potuto, e i bambini, sviluppare quelle che sono abilità cognitive tipiche appunto del CLIL, quindi hanno dovuto selezionare, hanno dovuto associare, descrivere, ma anche identificare, scoprire quando si è parlato dei chakra, insomma, questi punti nel nostro corpo, come hanno dovuto scoprire anche per i bambini, se penso ai bambini a scuola primaria, gli ambienti, alcuni ambienti naturali e associarli appunto agli animali. Perché alcune cose appunto talvolta le diamo per scontate, però così scontate non sono in classe per alcuni bambini. Mettere in sequenza, insomma, diverse abilità cognitive che hanno consentito ai ragazzi di acquisire proprio, ai bambini, di acquisire alcuni contenuti disciplinari in maniera appunto naturale, in modo interdisciplinare, grazie al lavoro di collaborazione di docenti sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado, perché come vi ha detto Simonetta, alcuni di questi lavori li abbiamo testati appunto in classe direttamente con i nostri ragazzi, con i nostri bambini. E niente, sono stati utilizzati quindi diversi approcci integrati al CLIL, come il cooperative learning, i bambini e i ragazzi hanno lavorato principalmente divisi in gruppi, piccoli gruppi o gruppi un po' più grandetti, dove ciascuno aveva un proprio ruolo, aveva un proprio compito. Lexical approach, abbiamo sostenuto i ragazzi per poter supportare quello che è lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa, con strutture, con pezzi di lingua, proprio per supportarli, facilitare la comunicazione, incentivarli a comunicare e quindi a utilizzare la lingua in maniera più naturale possibile. E inoltre, poi, per quanto riguarda la scuola primaria, ma
anche per la scuola secondaria di primo grado, attività di tipo ludico, quindi circle time, giochi di ruolo, giochi, sempre però finalizzati, finalizzati all'acquisizione, ripeto, di contenuti e allo stesso tempo alla realizzazione di prodotti, prodotti finali, per le attività appunto proposte. Quindi, Simonetta, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, volevo aggiungere questo. Allora, io penso che i bambini, quando noi facciamo una sorta di autovalutazione dell'esperienza, dopo aver fatto un percorso, e siamo abituati a mettere giù i punti di forza e i punti di debolezza. Non c'è giudizio, io giudico molto poco a scuola, soprattutto i miei alunni sanno che io non amo giudicare, devo valutare perché è necessario farlo, altrimenti non avrei fatto neanche questo. Cioè, la valutazione per noi ha tutto un altro valore, cioè vediamo dove possiamo agire per supportarci anziché insomma vedere quello che non sappiamo fare. Allora, detto questo, nella restituzione dell'esperienza, i bambini hanno sottolineato come la lingua utilizzata in questo modo sia proprio un qualcosa di concreto, un qualcosa che come posso dire, assume un significato così utile, ecco, utile, perché usavano proprio questa parola. È stato utile utilizzare l'inglese per giocare, per imparare, per sperimentare. E quindi viene un po' slegata da quella forma, così dire, di trasmissione, non voglio dire cattedratica perché non mi piace questo termine, però io penso che sia stato utile svicolare, come aiutami Cinzia, come posso dire, proprio estrapolarla dal suo contesto rigido, Allontanarla, sì. allontanarla, ecco, per renderla fruibile, allontanarla perché fosse veramente disponibile per tutti, anche per quelli che magari, anche per quei bambini, quegli alunni che magari pensano di essere non adeguati, perché ce ne sono tanti, soprattutto i bambini BES, hanno questa convinzione, questa autostima bassissima e pensano sempre di non essere all'altezza, di non essere adeguati. Invece sono stati i bambini più motivati e questa cosa è fondamentale, secondo me. Voi avrete capito sicuramente che io punto molto di più all'inclusione che a qualsiasi altra cosa. E devo dire che quando un bambino, prima della prova Ivalsi d'inglese, un bambino di SA, viene da me e mi dice: Maestra, io voglio fare la prova con i miei compagni perché io so di farcela. E allora ci giochiamo questa carta e facciamo questa cosa. Nessuno di loro, come vi ho già detto, ha utilizzato il lettore, nessuno di loro ha utilizzato nessuno strumento compensativo. Hanno fatto la prova con gli altri con un ottimo risultato. E questo vuol dire avere veramente portato questi bambini al successo ed è quello che conta. A scuola noi dobbiamo portare i bambini ad avere successo e non dobbiamo sottolineare quello che non sanno fare. Questo è quello che io penso. Ecco perché il curriculum verticale, per quanto riguarda me, in questi 5 anni di sperimentazione, è stato come una sorta di, come posso dire, di faro, di punto di riferimento. Sapevo dove stavo andando facendo questo tipo di lavoro, perché comunque io devo preparare dei bambini non sulla base del programma, delle discipline, in questo caso di lingua, ma sulla base di competenze. Le competenze sono sempre e comunque interdisciplinari e quindi io penso che alla scuola media, tra l'altro, costituiranno un unico gruppo, andranno a formare un'unica classe di scuola media, vedremo come poi si svilupperà ciò che hanno acquisito nella scuola primaria. Allora, per noi questo è tutto, abbiamo terminato con la presentazione di questa nostra esperienza, la Eccomi qua, allora presentazione di intanto questo nostro vorrei libro, davvero ringraziarvi che perché appunto è stata accompagna una un volata, nel corso di senso lingua che inglese. ci avete Quindi niente, coinvolto siamo qua per tanti per, se motivi. ci Io sono adesso domande, poi richieste di vorrei dirne un chiarimenti, paio ti e magari passo la parola, così Simona. nel frattempo qualcuno vuole scrivere qualche domanda o se volete possiamo anche darvi la parola. Complimenti perché una delle cose che mi hanno colpito
così proprio in modo trasversale lungo tutta la vostra presentazione è stata questo spirito di collaborazione profondo che c'è tra voi, al di là della vostra, forse non al di là, proprio in virtù della vostra collaborazione che è durata tanti anni, dal vostro conoscervi, essere colleghe, amiche, però la collaborazione credo che sia fondamentale ed è qualcosa che io devo dire che come docente di scuola di secondo grado, secondaria di secondo grado, di cui io sento la mancanza tantissimo, cioè proprio una cosa che sentendovi parlare dico, mannaggia, questa è una cosa che sarebbe bello che ci fosse perché si lavora proprio completamente su un altro livello, anche come voi vi siete come dire, vi siete alternate in modo assolutamente naturale, senza togliervi la parola, ma integrato una perfezione. E questo non è solo un fatto, chiaramente così si lavora meglio insieme, ma di questo spirito di collaborazione secondo me abbiamo bisogno tutti perché io credo che la realtà attuale ci ponga dei problemi e delle complessità molto alte e la collaborazione, che sia in presenza o che sia in rete, attraverso strumenti come potrebbe essere per esempio streaming, sia un fatto fondamentale. Un'altra cosa che volevo dire è ho trovato molto interessante questa idea della possibilità di espandere. Quindi, che ne so, mentre voi parlavate della vostra unità su yoga e nature, a me sono venute in mente possibilità di espansione, di aumento di complessità, penso dal punto di vista linguistico, ma anche di concetti, no? Io sono insegnante di lingua straniera, ma lavoro con insegnanti disciplinaristi, e quindi il criterio è sempre lo stesso, cioè secondo me da questo modo di lavorare vostro noi possiamo trarre tantissimi spunti. Qui avete avuto una platea di docenti delle scuole di ordini diversi, dalla scuola di base alla scuola secondaria di secondo grado, e devo dire che secondo me gli spunti sono tantissimi, perché su yoga e natura, pur non essendo magari insegnanti yoga, si può prendere un approccio diverso, però l'idea è secondo me veramente molto interessante. Si può andare in trasversale e in verticale. Un'altra cosa che volevo dirvi, bellissima l'idea del CRIL per sentirsi adeguati, cioè di questo lavoro per sentirsi adeguati e per sentirsi inclusi. Secondo me il CRIL può servire a questo, no? Perché diciamo che quando i ragazzi diventano più grandi, poi perdono un po' questa spontaneità come dicevate voi, non mi rendo conto di usare la lingua, non si rendono conto di usare la lingua, e questo è bellissimo, cioè lo fanno in modo naturale, e questo in qualche modo accade anche per i ragazzi più grandi, che però hanno una serie di sovrastrutture, che quando si trovano di fronte all'insegnante di lingua, io me ne rendo conto, no? Si bloccano, si impappinano, si diventano un po' paralizzati perché hanno paura dell'insegnante che giudica, no? Come diceva Simonetta, ma che in realtà non giudica, deve valutare, ma diciamo che lo fa per motivi evidenti. Ma il fatto di utilizzare questo materiale per sentirsi inclusi, per sentirsi come gli altri, per poter fare la prova in balzi utilizzando lo stesso materiale che usano gli altri, secondo me è bellissimo e incredibile. Ultima cosa e poi mi taccio, vorrei sapere da voi, vorrei veramente, se voi volete, darci qualche dritta, nel senso da docente di scuola superiore a docente di scuola che lavora con ragazzi più giovani, dateci un consiglio, perché noi non sempre, io parlo per me, non voglio includere gli altri in questa mia mancanza, ma non è facile riuscire a lavorare in questo modo, a collaborare in questo modo. Non è facile lavorare sul curriculum verticale per noi, e sarebbe invece fondamentale perché noi le medie non le conosciamo per niente, e vabbè, ancor meno l'università, ma insomma si lavora, ecco, per quei periodi di orientamento, no? Che sono poi così
diciamo, il fine è quello di portare alunni in casa, ma invece dovrebbe essere un altro. E quindi volevo sapere da voi se avete qualche dritta, qualche tip da darci per riuscirci, per lavorare in questo senso. Allora, se posso prendere la parola, quindi, vista la mia esperienza di insegnante di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e attualmente scuola secondaria di secondo grado. E allora, come tu hai ben sottolineato, Simona, è molto più semplice lavorare in modalità CLIL con i bambini più piccoli, sino alla scuola secondaria di primo grado. Quest'anno io ho provato, va bene che insegno in un istituto professionale, quindi un contesto molto ma molto difficile, con un elevato tasso di demotivazione e scarso interesse proprio a tutto ciò che viene proposto. E poi ci sono tutte le dinamiche dell'età dei ragazzi a quello che viene proposto. E quindi, ad esempio, in un'attività di jigsaw reading mi sono sentita dire in una classe: ma noi non siamo qua per giocare, e dovevano insomma mettere in successione, leggere, mettere in successione il testo, non siamo qua per giocare. Però penso che questo sia stato determinato all'inizio non soltanto per il loro scarso interesse, ma perché non erano abituati a lavorare in quel modo, abituati soltanto a lavorare con un tipo di insegnamento frontale, e che questo purtroppo è la nota negativa per quanto riguarda la scuola secondaria. Ci sentite? Ci date un feedback sul perché mi sembra che stia quasi mancato l'audio, o no? Ah, ok, quindi continuo. Questo per quanto riguarda i diversi tre ordini scolastici, quindi il CLIL. Per quanto riguarda invece il curriculum, per la stesura, la progettazione appunto del percorso comune in verticale, è molto ma molto importante il gruppo. Allora, non so se ci sia stato un problema, credo ci sia, esatto, Maria Cristina mi dice che l'audio si è perso perché ci sono, credo, dei problemi sul collegamento. Adesso vediamo se Cinzia, ecco, Cinzia è tornata. Cinzia, puoi riattivarti il Danni. microfono e puoi. Ok, ci sentite ora? Va Sì, via la. benissimo, ti risentiamo bene. Dicevo questo, che la riuscita della stesura, della progettazione di un curriculum verticale è proprio il gruppo, un gruppo di lavoro in cui partecipano insegnanti di diversi ordini scolastici e dimenticano l'ordine scolastico di provenienza, focalizzano come centro di attenzione l'alunno e pensano di progettare, pianificare. Tenendo conto del ragazzo, per poter creare proprio un percorso di formazione di successo, perché se si entra a far parte di un gruppo di lavoro pensando sì, ma io alla scuola media, alla scuola secondaria di primo grado devo fare questo e devo lavorare così, ma io alla scuola secondaria di secondo grado ho il mio programma da fare. Ho le mie ore e lavoro così, e il piede, diciamo, sbagliato con cui iniziare un percorso. Si deve andare appunto con la volontà di essere aperti, aperti di progettare, di organizzare, di provare
a ideare un percorso comune soprattutto nelle classi ponte, quindi ultimo anno della scuola dell'infanzia, primo anno della scuola primaria, ultimo anno scuola primaria, primo anno della scuola media e possibilmente, noi ci abbiamo provato l'ultimo anno del corso di formazione, ultimo anno della scuola media in ingresso, primi anni delle scuole secondarie di primo grado. Simonetta? Allora, io ovviamente ho una visione così dal mondo delle fiabe, perché la scuola primaria è veramente un matrix, cioè un mondo parallelo dove ti diverti, io mi diverto tantissimo. Questo lavoro per me non è un lavoro, è proprio una cosa che va al di là del lavoro. Per cui, che cosa vi posso dire io della scuola primaria? Che può esservi utile negli altri ordini di scuola. Ho avuto un'esperienza, ecco, vi posso raccontare questo. Il mio precedente corso, cioè i bambini che ho avuto 5 anni fa, hanno costituito ancora una volta una classe, un'unica classe alla scuola media. Quindi abbiamo pensato di sperimentare tutto questo percorso insieme, che poi è durato 8 anni, quindi 5 di primaria e 3 di scuola secondaria di primo grado nello stesso istituto comprensivo che è il mio istituto comprensivo. Allora, perché abbiamo proposto questa scelta, questa modalità anche ai genitori, perché i bambini BES e i bambini che comunque presentavano dei problemi anche a livello affettivo, relazionale, continuassero a stare nello stesso gruppo classe. Questo fa sì che questi bambini si sentano più sicuri, più supportati. Ora, che cosa succede a questo punto? Che le insegnanti della scuola primaria spesso e volentieri vanno a vedere che cosa succede nella classe, o meglio, sono andata, perché ormai questi sono i miei ex alunni, sono alle scuole superiori. Quindi mi è capitato di organizzare insieme agli insegnanti di classe delle attività in cui io ho lavorato insieme agli insegnanti di scuola secondaria di primo grado con i miei ex alunni. In un attimo, anche se avevano 13 anni, quelle modalità di lavoro che io avevo proposto per 5 anni sono ritornate a galla veramente in un attimo. Nel momento in cui io sono arrivata lì, ho proposto il mio lavoro. Quindi, i bambini sono abituati a lavorare in un certo modo alla scuola primaria, poi alla scuola media molte cose cambiano e immagino anche alla scuola superiore. Per esempio, le attività di cooperative che noi utilizziamo, cooperative learning, che noi utilizziamo moltissimo nella scuola primaria, si perdono negli altri ordini di scuola. Cioè, i bambini cominciano a lavorare da soli, individualmente, e questo è proprio legato probabilmente al programma, non lo so, al fatto che ci siano tanti docenti e che ciascuno deve fare il proprio lavoro in quelle ore. Io capisco che sia difficile lavorare in tanti su una sola classe, però è anche vero che lavorando in maniera individuale i bambini perdono quella capacità del supporto del gruppo, perdono la capacità di stare nel gruppo, la motivazione che il gruppo può dare in certe attività, il supporto. E quindi il lavoro individuale diventa la prestazione che deve essere giudicata. E torniamo a quello che ho detto prima, cioè se per qualche ragione i bambini sentono, i ragazzi sentono che l'insegnante si pone nei loro confronti per valutarli, per giudicare, perché deve esprimere un voto, e qui parte un blocco e c'è poco da fare. E quindi questo purtroppo determina spesso e volentieri la convinzione di non essere all'altezza, la paura di sbagliare, la paura di deludere il docente. Queste cose nella scuola primaria non esistono perché noi lavoriamo in maniera completamente diversa. Si complica tutto, mano a mano che si va avanti, perché probabilmente c'è una scarsa, e qui mi dispiace dover dire questa cosa, però è un dato di fatto, c'è una scarsa collaborazione fra i docenti. Cioè ciascuno sono come dei compartimenti stagni. Arriva il docente di lettere, lavora per lei i suoi 50 minuti, arriva matematica 50 minuti, arriva inglese 50 minuti. Ma non funziona così la mente dei bambini e dei ragazzini, funziona diversamente. Cioè le connessioni si possono fare. Avvengono nel cervello normalmente, per cui sarebbe opportuno che noi docenti le proponessimo proprio nel curriculum.
Ecco perché noi, Cinzia ed io, abbiamo ritenuto validissimo il curriculum verticale proprio concepito in questo modo, perché è tutto un intrecciarsi di conoscenze, di attività, di qualcosa che va avanti progressivamente in maniera molto motivante, ma non individualmente, sempre, lei, Cinzia poco fa ha detto, in coppia, piccolo gruppo, gruppo allargato, grande gruppo, sempre in relazione agli altri e con gli altri. Io penso che questo sia molto importante. Ci sono domande? Leggo che Maria Cristina sottolinea la difficoltà di lavorare nella scuola secondaria e secondo grado, perché Maria Cristina Bevilacqua è ugualmente una collega che proviene dalla scuola primaria. Sì, ma sì, intervengo io, Simona? grazie per queste vostre risposte. Io sono d'accordo naturalmente con Maria Cristina e c'era una collega prima che diceva in chat, commentava anche lei questo fatto, no? E diceva, adesso la riprendo, diceva trovo che alle superiori si è troppo agganciati, diciamo, ai contenuti, quindi al programma e ci sia poca flessibilità, tanto più che, aggiungo io, poi noi siamo, ci ha richiesto di programmare per competenze, lavorare secondo determinati obiettivi. Di fatto poi, quando si arriva all'esame di Stato e quindi all'esame, diciamo, nel mio caso mi riferisco all'esame di quinta, l'esame è assolutamente sui contenuti e basta, veramente e basta. Quindi è veramente un lavoro fatto verso una meta che poi non corrisponde per niente al percorso, cioè la meta ancora si parla di tesine, ancora si parla di terze prove, ancora si parla di contenuti e basta, a tempo, quindi di quanto si riesca a parlare veloci nel giro di un minuto. Ecco, quindi che vi devo dire? Io credo che, insomma, davvero questo accento sulla collaborazione sia mai troppo messo, diciamo, perché poi in realtà si riesce a fare poco. Siete un bel esempio, secondo me. Cioè, io mi ritrovo moltissimo in questo tipo di vostro pensiero, pur avendo un altro percorso, avendo davanti studenti più grandi. Credo che sia stato utilissimo questa vostra condivisione, e sono sicura, insomma, che i nostri compagni di webinar lo condividano in pieno. Ma il vostro libro è già pubblicato, è già, diciamo, online, o comunque nel senso online, è già comprabile, acquistabile se qualcuno fosse interessato, o siete con la copertina fresca fresca, aspettiamo la stampa. Allora, il nostro, no, il libro praticamente è già pervenuto nelle diverse scuole perché è corredo, fa corredo praticamente del corso che è stato proposto, insomma, del percorso di lingua inglese che è stato proposto per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Penso che, io leggo qua campione gratuito, fuori campo, penso che lo diano come, lo regalino per chi adotta il libro. Non so se sia acquistabile, dubito Separatamente, singolarmente. perché vabbè, però insomma, comunque poi per chi fosse interessato, tanto è rintracciabile assieme al corso, dunque si può trovare. Leggo Sì. velocemente le riflessioni di un'altra collega, Maria Grazia, che dice: aiutatemi, sono le superiori, aspettate, non mi muovete la chat per favore, se no non riesco a leggere, siamo troppo legati ai programmi perché dovremmo portare i ragazzi a livello B1, aiuto. Mi muovete la chat, non vedo nulla. Dovremmo portare i ragazzi a livello B1 già nel biennio, ma spesso è veramente difficile. Poi arriva la microlingua nel triennio e finisce la favola. Cambia, per non parlare, dico io, arriva la letteratura nel triennio e finisce la favola. Cambiamo questa storia una buona volta, altro che sviluppo di competenze. Sì, che dire, sì, io condividiamo, penso che poi naturalmente le linee guida siano una cosa, i livelli di lingua che devono raggiungere i ragazzi sia una cosa, e poi in realtà la
livelli che realmente raggiungono sia tutta un'altra storia, ma insomma. Maria Chiara, Maria Stella, scusate, dice sarebbe bello impostare la scuola in un altro modo. È vero che siamo compartimenti strani, parliamo molto poco. Su questo credo che possiamo lavorare invece, nel senso che, no? E anche, voglio dire, per Certo. esempio, noi che siamo in e-twinning sappiamo quanto poi il confronto anche a distanza, e questo ne è un esempio, sia una cosa che fa bene anche al cervello e così all'anima e a tante cose, anche all'idea di mettersi lì, quando voi dicevate ci siamo messe e abbiamo deciso di creare, mi è piaciuto tantissimo. E vi divertite, Sì. penso, un mondo voi due a lavorare insieme. È magnifica questa cosa, insomma. Sì, no, l'unica cosa vorrei rispondere alla collega, sarebbe bello cambiare, ma io penso che anche noi singolarmente dovremmo provarci nella scuola secondaria di primo grado. Io ripeto, mi trovo quest'anno in un istituto professionale, ho delle classi terze e io sto cercando con grosse difficoltà, dato il contesto proprio in cui mi trovo ad operare, di allontanarmi dalla microlingua, ma di contestualizzarla, quindi di proporre loro dei contenuti senza focalizzare troppo nella microlingua e di farli lavorare in modalità CLIL. Forse perché io nasco come maestra e una esperienza di ben 21 anni sia la scuola primaria. Quindi non lo trovo difficile questo tipo di approccio e di lavoro. Penso che forse anche noi comunque dovremmo provare nel nostro piccolo singolarmente e poi pian piano cercando di coinvolgere dei colleghi, perché purtroppo questo è un aspetto, tra virgolette, negativo della scuola secondaria di primo grado, proprio la divisione disciplinare, divisione netta Benissimo, e niente. Questo è dovremmo vero, provarci allora anche noi, chissà che dai. magari in futuro non si riesca a Tentarlo fare no, degli cioè. altri incontri insieme, e io direi che se ci dovessero essere, da un'occhiata alle domande, perché siamo agli sgoccioli col tempo, se dovessero arrivare delle domande magari in corsa, io ve le giro se siete d'accordo, e così con calma poi noi, se volete rispondere, o comunque insomma. Avete messo la vostra mail, quindi per chi volesse avere delle informazioni, volesse vedere il libro, visto che qualcuno ha detto mi piacerebbe avere il libro, insomma, vedere, prendere e trovare il libro. E io direi che potremmo chiudere qui, ringraziandovi tantissimo ancora una volta per questa bella presentazione che avete fatto, per quanto avete condiviso con noi con grande generosità, entusiasmo e professionalità, e a nome di tutti, insomma, tutto questo gruppo del Team for CLIL e anche gli altri amici che si sono aggiunti, grazie davvero, vi diamo appuntamento, chissà, in un futuro a qualche vostro nuovo lavoro che vorrete condividere con noi. Noi nel frattempo, prima di darvi la parola per i saluti, vi ricordo che questo webinar verrà pubblicato tra qualche giorno sul canale YouTube di Etimi in Toscana, e quindi vi saluto, vi do la parola per gli ultimi saluti. Cinzia Simonetti, prego. Allora, grazie Simona, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. È stato molto, molto bello condividere. È la prima volta che, tra l'altro, condividiamo con dei colleghi, per cui siamo molto, molto, molto contente. Grazie ancora. E sottolineo che le mail sono lì perché voi possiate utilizzarle. Noi siamo disponibili a rispondere, non ci sono problemi. Grazie ancora, ciao. Grazie Simona, grazie per l'opportunità che ci hai offerto, è sempre un piacere sentirci e collaborare anche a distanza e l'invito in Sardegna è sempre valido, sappiamo noi. E niente, grazie a tutti per la pazienza, è stato un piacere e speriamo di ritrovarci in altre occasioni online o in presenza.
Grazie ancora, buon proseguimento a tutti, buon fine anno Perfetto, allora scolastico. grazie davvero di Grazie, nuovo. alla Sì, la prossima. Sardegna lo Ciao so, ciao. e questo è, prima o poi ce la farò. E saluto tutti quanti, ringrazio tutti quanti e davvero anche da parte mia una buona fine anno scolastico e a presto, un carissimo saluto a tutti, buona serata.